compie, c'è in qualche modo una prospezione sulla vita corrente. Ci sono molte vite che lui ha vissuto, nella scuola è formato, c'è anche un'incursione alla politica, che è un'incursione in qualche modo, accidentale ma voluta, c'è una intromissione studiata e in qualche modo perseguita. Che Caccini non è un personaggio che passa per caso dalle nostre parti, è uno che ha vissuto le vicende sia della vita pubblica che della vita scolastica. E la vita pubblica l'ha vissuta in maniera molto scettica, con quel scetticismo tipico delle intellettuali meridionali che guardano il mondo sorridendo, un sorriso amaro molto spesso, perché la politica non si fa amare in questo momento né in Italia né in Basilicata. Perché la politica è diventata? Perché è diventata a cinguettio, è diventata sottomissione, sottovalutazione, ha perduto il senso dei valori universali e ha perduto anche il senso della profezia, del guardare al futuro. La politica non è manco più un recupero del passato, è diventata un piatto presente che si riproduce all'infinito. E tu ci hai dato, caro Prospero, questo insegnamento, questa lezione, noi dobbiamo coglierla nella sua intima verità, dobbiamo fare un motivo di arricchimento interiore. Io l'ho utilizzata per arricchirmi interiormente e ho letto le sue poesie tutte, ci sono anche alcune poesie che richiamano i gesti più banali della vita, che hanno un valore universale, il loro scetticismo dei fatti che non producono risultati, l'interno inseguimento dei sogni, perché in fondo Caccini è un sognatore impudente, è imprudente, un inseguitore di sogni che cerca di prenderli all'alzo e non riesce mai a catturarli, ma c'è questo inseguimento, il senso della sua poesia, di una ricerca affannosa, totale, perché in fondo la poesia è così. La poesia è il senso della parola in assoluto, è la limitazione della parola, è la parola assunta a precetto, a profezia. La parola ha un valore universale nella poesia di Caccini, come tutte le poesie che si fanno amare in questo mondo. Ecco perché io sono stato lieto di venire qui a darti questo contributo, il mio affetto e la mia considerazione, a dirti che se la politica si ripiegasse molto spesso sulla poesia sarebbe più banale, meno astratta, meno puerile, meno scorretta, meno scomunicabile di quella che in fondo conosciamo. E se ci ha aiutato ad amarla di più la politica, così come ad amare di più la Basilicata, tanto meglio. Ultima considerazione, la tua copertina nella prima edizione portava i sassi di mattina, che sono il segno della mia città. Io ho fatto la legge per i sassi. La 771 porta le firme di Colombo e la mia. Io portai nel 1986 100 miliardi di vecchie lire a Matera per fare 5 piani biennali di recupero dei sassi. È un sogno che si è avverato, poi venne l'UNESCO, poi Matera è diventata capitale della cultura, e oggi siamo di fronte al miracolo di una poesia che lui ha inventato, che è un po' futurista, perché è piena di evocazioni di futuro e di passato. È una poesia tranciante, ammonitoria, inquietante, perché ci chiama molte responsabilità alle quali non so se sappiamo rispondere o sapremo rispondere. Ebbene, io voglio raccontarvi, mi interessa, mi sta vedendo un episodio molto bello. Nei prossimi mesi ci sarà questa splendida mostra di Salvator Dalì, che è stato il poeta del surrealismo e dell'espressionismo del mondo, un pittore di quello che possiamo sognare. Auguri, grazie a Gambonetti, editore Lungo Piano e di una località universale.